Ciao ragazzi, buonasera, ecco, buonasera, sono partito subito con l'effetto sorpresa. Buonasera, benvenuti o bentornati su Base Your Life TV. E spiego questa iniziativa per chi magari vedesse questo video per la prima volta. Base Your Life è un canale tematico che si occupa di basso elettrico in tutte le sue forme, lezioni, recensioni, didattica e in alcune occasioni particolari ha il piacere di ospitare dei colleghi e dei personaggi di spicco, diciamo delle figure di riferimento per quanto riguarda la musica e la figura del bassista praticamente in Italia e non solo. E naturalmente tengo a precisare un piccolo aspetto. Per quanto riguarda, noto che l'immagine, datemi conferma perché vedo che l'immagine frammenta a volte, quindi non vorrei ci fossero dei problemi di collegamento. Comunque, come sempre, chiedo ai fedelissimi di darmi un check praticamente che tutto sta funzionando correttamente. Come dicevo, questi appuntamenti che noi abbiamo rinominato Base Your Life TV nascono da la voglia di condividere un momento non di leggerezza, ma di approfondimento e di passione per la musica, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile e complesso che stiamo vivendo un po' tutti. Mi confermano che c'è qualche problemino di connessione. Speriamo che con il corso della serata si possa risolvere. Ok, comunque vi vedo che state scrivendo, che mi salutate, che ci salutate, quindi molto bene. L'immagine ogni tanto sparisce. Speriamo che si collega, ragazzi. Purtroppo questa è una delle problematiche delle dirette. Mi auguro che non succeda proprio stasera perché l'ospite è un ospite specialissimo e non mi dilungo oltre, ho già parlato troppo, apro direttamente il collegamento con Lorenzo Poli. Da questo momento Lorenzo ti vedono e quindi ti puoi Ciao Luca, salutare, ciao a tutti. ti vedono tutti. Speriamo appunto che la connessione non dia problemi e di risolverla, non so per quale motivo, questa è la prima serata comunque che dà questo problema. Al di là di tutto, prima di iniziare Lorenzo, penso di fare un po' da portavoce per tutti quanti. Permettimi di dirti che sono particolarmente felice di vederti e di rivederti in buona salute. Sappiamo tutti il momento, diciamo, di difficoltà che hai vissuto. Sono molto, molto contento e emozionato di vedere che va tutto bene, che hai ripreso e che sempre alla grande, come sono abituato a vederti, ecco, quindi dai, sono molto molto contento e fa piacere veramente a tutti quanti. E faccio un po' da portavoce, quindi so che molti vorrebbero dire questa cosa, lo dico io per tutti. Grazie, grazie. Tu hai avuto veramente una dimostrazione di affetto incredibile. E quindi approfitto per ringraziare tutti perché ho avuto tanta vicinanza e devo dire è stato un bel antivirale che ha funzionato molto bene con me. Grazie Perfetto, davvero. sono molto contento e siamo molto contenti di averti ospite questa sera. Una serata particolare perché cerchiamo di seguire un po' una formula che abbiamo anticipato qualche sera fa con Cesare Chiodo, ma nel tuo specifico faremo una cosa ancora diversa, sperando che appunto che la connessione non ci dia problemi, perché da quello che vedo io a livello di trasmissione è tutto perfetto. Speriamo che eventualmente cerchiamo di risolverlo in tempo reale. Allora, Anche la mia, abitando in campagna, anche la mia è un po' molto analogica, come dire, quindi speriamo che mi faccia la grazia. naturalmente, come per le altre sere, io rompo un po' il ghiaccio e faccio il padrone di casa, chiamiamo così. Quindi, cominciando con una prima serie di domande, la prima domanda che ti faccio, naturalmente, soprattutto per chi non è, passami il termine, non conosce la tua professionalità, quindi il percorso che hai fatto. Mi piacerebbe che tu ripercorressi un attimino quello che è stato il tuo percorso artistico e musicale e quello che ti ha portato ad oggi ad essere uno veramente dei punti di riferimento per quanto riguarda il professionismo in Italia. E questo è una cosa indiscutibile. Quindi so che magari non vorrei che ti imbarazzassi quando ti dico queste cose, però questo è indiscutibile. Quindi prendila così com'è, perché tanto questo è il risultato. Mi sono dovuto anche un po' abituato a dover dire grazie, perché non è neanche carino far la scena. Però, secondo me, uno che sceglie il basso come strumento è anche
predisposto, forse come temperamento, a non primettare, credo, no? Almeno il basso inteso come accompagnatore. Quindi quando, insomma, capita di ricevere, ecco, un complimento, ho dovuto imparare anche a gestirlo, ringraziare senza fare la scena. No, 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 lascia, anche se internamente un pochino mi imbarazza. Ecco. Comunque, ti ringrazio e anche per aver fatto da portavoce, quindi approfitto per ringraziare anche gli altri. E il mio percorso credo che sia simile a quello di tanti altri. Nel senso che mi sono avvicinato alla musica solo perché, un po' come, cioè, ci chiama lei, ecco, ci fa avvicinare giocando, non c'è un'età precisa, no? Però si inizia perché è una cosa che ha un fascino talmente forte che non ci si pone minimamente, e ancora non me lo pongo, non ci si pone il problema di dove ci possa portare quella strada. Iniziamo a suonare uno strumento, poi si suona con gli amici, poi per esigenze di frustrazione si cerca di studiare un po' di più, se no non si riesce a suonare quel brano che vorremmo tanto, e poi da lì si inizia a crescere. Io ho iniziato così, con la fortuna chiaramente di essere nato in una famiglia in cui la musica era già bella presente, anche se non nel quotidiano, però mia nonna Lili era diplomata in pianoforte, era la mamma di mia mamma. Mia mamma è stata quella che mi ha insegnato le prime cose sulla chitarra, la suonava a livello veramente amatoriale, però è stato assolutamente fondamentale perché quantomeno ha acceso la lampadina, no? E da lì, insieme a mio fratello Corrado, che è più grande di me di 5 anni, abbiamo iniziato facendo una piccola orchestrina di liscio che si chiamava Gli Assi del Folk, formazione molto bizzarra, perché era due fisarmoniche, batteria, chitarra. Quindi io e mio fratello Corrado, più i due fratelli migliorini, Luigi e Maurizio, che suonavano l'altra fisarmonica e la batteria. Insieme abbiamo incominciato, tutti e quattro abbiamo cominciato a studiare musica piano piano, da qui velocizzo perché sennò ci mettiamo veramente fino al prossimo equinozio, però diciamo quella lì è stata la scintilla. Da lì si incomincia a studiare, eccetera. Nel giro di, ho fatto un po' di conservatorio, ho studiato un po' di chitarra classica, eccetera, fino a che ho iniziato a lavorare subito con l'orchestra di liscio nell'82. Ho cominciato con Gianni Salesi, a Piacenza ce n'erano tantissimi. Di queste parecchie anche molto valide, e alcune magari soltanto da, come si diceva, da sabato e domenica, ma tutte avevano virtualmente l'abilitazione, nel senso che per poter mettere insieme un repertorio dovevi saper suonare, o bene o male dovevi essere in grado di suonare 100 brani a sera. Quindi questa è stata una palestra che ho potuto fare anche grazie a mio fratello che ha iniziato prima di me a farlo per lavoro. È una palestra che mi ha portato anche a velocizzare tantissimo i tempi di sviluppo degli aspetti lavorativi. Quindi se penso che la prima orchestra, quindi avevo 15 anni con Gianni Salesi, nell'82, da lì alla prima tournée con Renato Zero sono passati solo 5 anni. Perché la prima tournée con Zero l'ho fatta nell'87, che erano solo alcune date, perché sostituivo il mio insegnante Dino D'Autorio, però non mi ricordo se avevo fatto 7-8 date, una cosa così, ma chiaramente per me era come averne fatte 8.000. Quindi devo dire che di quel periodo lì, io ho un ricordo bellissimo. Ma è stato, cioè quel periodo lì, quei 5 anni lì, sono stati intensi in una maniera incredibile. Ho fatto tutto lì, praticamente. Ho imparato a lavorare in quei 5 anni lì e da lì, chiaramente, poi c'è stata la crescita come persona che ha anche cambiato le mie scelte musicali, eccetera. Però con quella spinta che ho avuto all'inizio, spinta dovuta a tutta una serie di fattori, ecco, sicuramente la fortuna di essere nato in una famiglia che appoggiava questa
questa cosa e la supportava anche con grandi sacrifici, direi grandissimi, perché fa studiare musica a due bambini a un costo enorme, anche musicali, mamma mia, veramente. Però grazie a, prima di tutto questa cosa e aver frequentato persone per le quali la musica era già un lavoro, io ero il più piccolo sempre, almeno sono stato, adesso comincio ad essere spesso anche o proprio più giovane, però lì ovviamente ero giovanissimo, era comunque, non era un'eccezione, era una cosa abbastanza ricorrente, cioè avevo comunque tanti ragazzi che avevano un anno più di me, tanti amici con i quali lavoravo, erano giovanissimi anche loro. Insomma, questa cosa, questo aspetto mi ha permesso di arrivare velocemente a delle, non lo so, a delle deviazioni di percorso che hanno fatto disegnare un po' anche quei sacrifici, dicevo, della famiglia, e probabilmente anche il mio temperamento, perché ero veramente, cioè ho memoria di essere stato molto determinato, cioè mi ricordo che non ci dormivo, cioè anche adesso l'avrei detto tardi, se devo ricavarmi un po' di tempo per finire qualsiasi cosa, preparare lezioni, o guardarmi due video, ascoltarmi un disco, tirarci un pezzo, preparare il lavoro del giorno dopo, qualsiasi cosa. Anche adesso faccio tardi, ma allora avevo una determinazione che probabilmente mi ha aiutato molto, e mi aiuta, ero una spugna praticamente. Adesso non voglio allungarmi troppo, però ho proprio la memoria vivida di quel periodo, ero una spugna. Chiunque mi dicesse una cosa, un accordo nuovo, che ne so, come si regola il chorus, come devi portare la camicia per andare a suonare dentro all'omino, cioè qualsiasi di contributi, come si attacca il dimmer delle luci. Come si scrive per i fiati, la tromba, come scrivo la tromba in re, perché in re? Quindi l'ho imparato lì sul campo. Io ho ancora, non so se riesco a metterla agli atti, ci Vai, provo. vai, 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 tranquillo. Ecco, perché siccome sono abbastanza, devo dire, archivista, cioè mi piace mettere da parte soprattutto gli spartiti e ne ho un armadio pieno. Questa qui è la prima cartella che ho tenuto, quindi non è la prima, però è dell'85, di quando suonavo con l'orchestra di Bagutti. E facevo un po' di tutto, suonavo un pochino di tastiera, un po' la chitarra e scrivevo qualche arrangiamento. Sono andato a vedere e ho scritto un sacco di roba, ma era normale perché tutti scrivevamo delle cose. E qui mi sono accorto che avevo scritto le prime parti anche tipo per il pianoforte o per i fiati, senza pretese, ma cioè scrivere il pianoforte devi avere una voglia allucinante ogni volta che devi fare ogni p è una pallina, se sbagli mi sa che non c'è neanche il correttore, quindi lì ho fatto veramente una palestra pazzesca e le ho ancora da parte tutte gialle ovviamente. Poi insomma sono tutte cose che hanno anche un po' una tracciabilità. Quindi se vuoi insomma ti racconto anche di altro, però credo che l'inizio sia fondamentale, soprattutto perché anche se nel mio immaginario avrei voluto fare quello che faccio, ma mai mi sarei sognato di riuscirci, devo essere sincero, ma non mi ponevo tanto il problema, dicevo che bello così mi mettevo sui dischi, ci suonavo sopra i vinili che c'erano, le cassette che portava a casa mio fratello registrate da un'altra cassetta che era registrata da un'altra cassetta, che c'era più soffio che suono, e neanche chi fossero. Per esempio, i Weather Report, io non lo sapevo che fossero i Weather Report perché erano su una cassetta che aveva portato mio fratello, su cui c'era di tutto, e c'era I Mark You Made. Io sono impazzito per quel pezzo finché un giorno, grazie a questo batterista con cui suonavo, più grande di me, appassionatissimo, Graziano Bassani, al quale devo molto perché mi ha acculturato molto l'orecchio, era già collezionista di dischi, quindi lui mi aveva passato delle informazioni e tanti dischi, insieme a mio fratello chiaramente, e quando mi arrivò Heavy Weather sono impazzito, ho detto ecco che pezzo è, e da lì mi sono ammalato di Giacomo e di quella cosa lì. Però per dire, tutto quello che mi arrivava io lo prendevo, lo ascoltavo, lo masticavo, come facciamo tutti per una passione, no? E non avrei mai detto comunque che si sarebbe realizzato quello che avrei voluto fare.
con sacrifici, chiaramente, non è che poi è arrivato, ha capito, il principe azzurro, la principessa possibilmente, la principessa azzurro che mi ha spianato tutto, che mi ha portato nel castello. È un continuo, sempre, compreso oggi, questo, la ricerca, poi prendi le mazzate, e poi devi studiare, poi vivi sugli allori, poi dopo ti arriva un'altra mazzata, allora ti devi rimettere a studiare. È bellissimo, però, cioè, la musica credo che vada vissuta in questo modo, ecco, rinnovandola e prendendo le bastonate che Senti, aiutano. una curiosità, è una, diciamo, è un elemento che torna spesso, soprattutto fra i bassisti, diciamo, della generazione prima della mia. Heavy Weather e i Weather Report vengono citati praticamente da tutti, no? Ne parlo con te giusto anche per parlare un po' di musica e per fare anche un discorso parallelo. È un po' come diciamo, nella generazione precedente alla tua, i Beatles che hanno, diciamo, sconvolto tutti quanti. Quando si parla della vostra generazione, proprio Heavy Weather sembra che sia arrivato e abbia dato uno schiaffo in faccia a tutti quanti e abbia proprio cambiato quello che era la percezione di quello che si faceva. È interessantissimo come passaggio perché viene sottolineato da tutti quanti. La cosa che fa sorridere è c'è il classico esempio, no? Ti ricordi cosa facevi nel momento in cui l'hai ascoltato per la prima volta? Tipo, cioè nel senso, quelle cose che ti cambiano la vita, no? Sì, mi ricordo bene la cameretta in cui c'è, cioè, il giradischi, mi ricordo tuttissimo, il mangiacassette, mi ricordo tutto. Sai che considerazione farei? Sì, Perché vai, vai, prego. ma magari è un ricordo tutto mio e non corrisponde alla verità, però dico il ricordo che ho, che una volta di musica non si parlava tantissimo. Cioè, quando avevi un disco che ti eri comprato, stavi in casa fino a spaccarlo, fino ad arrivare all'appuntino, che la cassetta la giravi A, B, lato A, lato B, fino a che non, era torturata, ma poi non è che chiamavi tutti o non c'era ovviamente nessuna possibilità di chat, te ne stavi a casa, poi quando vedi l'amichetto o quando incontravi qualcuno ne parlavi, ma c'era, secondo, non lo dico con tono nostalgico, è una considerazione socio-culturale storica, non so come definirla, cioè c'era più intimità nella musica, secondo me. Quindi adesso quando ascolto un disco, io per primo, comunque argomento con qualcuno, se ti là la testa, che comunque è diventata anche un pochino più tecnica, quindi sento una cosa, non ce la faccio a non pensare, questo è quello strumento, quell'altro qui ha modulato, cioè comunque faccio un po' più fatica a lasciarmi andare con certi dischi. Invece, una volta, secondo me, parlo sempre per me, io venivo inondato solo dalle sensazioni che mi trasmetteva la musica e rimanevo inebetito, così, ebbro, con lo sguardo vacuo, non mi facevo neanche domande, cioè non ho memoria di aver detto che bello! Rimanevo stordito dalla bellezza di alcuni dischi, e ci metto anche i Beatles, anche dei Beatles, cioè, se dei Beatles avevamo qualche 45 giri e soprattutto un doppio LP che si chiamava Love Songs, che c'è ancora per i collezionisti, lo conoscono, che raggruppava le canzoni più significative dedicate all'amore dei Beatles, un disco che abbiamo consumato in casa. Tutti, non io, tutti, i miei genitori, mio fratello, mia sorella, mia nonna, tutti. Era un disco che comunque era sempre su, ascoltavamo sempre volentieri. Ma non è che poi dicessimo, senti che roba pazzè, ci rimanevamo travolti. E l'impressione che ho è che i ruoli tra la musica e chi ascolta fossero più corretti, cioè fossero più definiti. Cioè la musica stava esprimendo e non c'era qualcuno che continuasse a dire, come Ciuppino, un commento ogni due battute, ho appena finito, è qui è fuori tempo, è là che bello, è là che brutto, e questo fa parte di quel però questo qui ha rifatto tutto. È un continuo, adesso è una cosa insopportabile questo aspetto. Fortunatamente ho anche tanti amici che hanno una passione così grande
per la musica, che ogni volta che ho la possibilità di frequentarli, torno a casa arricchito. Ma sono delle gemme, questi miei amici, che non sono 200, quelli che hanno mantenuto questa passione un pochino incontaminata, che non si mette, voglio dire, il rapporto tra la musica e chi l'ascolta non è sicuramente unilaterale, cioè anche chi ascolta trasmette delle emozioni a chi sta suonando, se è chiaramente. Però con i dischi è corretto che uno venga inondato dall'urgenza di espressione di quello che ha fatto disco. Quindi il rapporto è più corretto che uno si lasci, cioè così come quando guardi un'opera d'arte di pittura o di scultura, non è che ti metti a guardare l'ultima città, ne so, la Gioconda di Neuno e dici, dunque l'ha usato il pennello del 12, aspetta un attimo però, perché là con il viola, non fai così, stai lì. Tra l'altro l'ho rivista l'anno scorso, siamo andati con Graziella, con mia moglie, con i bambini, Che saluto, siamo stati. scusami, la saluto e la ringrazio perché se non fosse per la tua santa donna che di moglie che hai a fianco, parlare con te è una delle cose più difficili. Grazie, grazie. Veramente nel senso che grazie per il supporto perché parlare con tuo marito è un'impresa, quindi se non fosse per lei, guarda veramente. Ringrazio anch'io, che è molto paziente No, con è me. veramente disponibile, quindi grazie davvero, assolutamente. Non ti volevo interrompere, però ho colto proprio l'occasione per ringraziarla, quindi assolutamente. Hai fatto bene, approfitto, anzi non voglio interrompere questa cosa che le devo molto, ecco, sotto tanti aspetti. Tra l'altro, sempre con l'occasione, ringrazio tutte le persone che ti stanno salutando, addirittura qualcuno, Furcella e Di Barius che saluto, ti hanno offerto un caffè, quello che dici, hanno un po' supportato la diretta di stasera, quindi li ringraziamo anche noi di Best Your Life. Grazie. Ascolta, facciamo questo step successivo perché comunque per quanto riguarda, ricordo che con Lorenzo abbiamo fatto già una bella intervista qualche anno fa e abbiamo parlato un po' di tutto il percorso che lui ha fatto, quindi alcune informazioni sono già state date. Quello invece di cui mi interessava, diciamo, approfondire stasera è un aspetto diverso. Quindi io ti avevo chiesto, un po' quando ci siamo sentiti, di preparare 5 strumenti, no? Che hanno segnato un po' la tua carriera, quindi il tuo percorso, e che, al quale magari sono legati degli aneddoti, e non solo ci fermiamo a quella cosa lì, stasera condivideremo anche con tutti i partecipanti, quindi potrete vedere anche delle parti, proprio scritte da Lorenzo, con cui Lorenzo ha lavorato, che ci danno anche la percezione di come cambia il lavoro in base alle situazioni lavorative. Quindi è proprio diciamo, un approfondimento tangibile su quello che è una ipotetica sessione di lavoro, di come possono cambiare. Ho detto bene, maestro, giusto? Spero di essermi espresso bene. E con quale strumento vuoi cominciare? Perché in base allo strumento io preparo la parte che tu mi indichi praticamente. Bene, allora, se vogliamo partire dal Paleozoico, quello proprio del Paleozoico, il mio primo basso che ho, e poi giustamente massacrato nei primi anni Ottanta, perché ancora sotto l'effetto di Giacomo ho fatto Fretes, quindi il mio EB3 Gibson del 65 l'ho fatto Fretes. Sì. Solo in presenza dei miei legali, perché mi rendo conto e non ho fatto togliere i tasti. Il liutaio me lo fece molto bene, togliendo il legno, mettendone un altro che avrebbe resistito all'erosione delle corde, quindi mi mise un ebano indiano bellissimo. Dopo col passare degli anni ha cominciato a scendermi la gocciolina di sudore, perché ho realizzato di aver fatto una sciocchezza. La mia moderazione? Ecco, quindi quello però ce l'ho stivato in un posto dove possa anche non soffrire vedendolo Fretes, quindi non ce l'ho qua a portata di mano. Allora, ne ho preparato qualcuno, perché quando mi hai detto così, io non ti nascondo che mi sono dovuto scrivere qualcosa, perché ho cominciato ad andare indietro, 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 indietro. Ma si va indietro di troppo e avevo un po' di nebbia. Mi sono messo lì con calma e ho ricostruito qualcosina. Allora, partirei
dal primo, diciamo, che mi ha aperto al lavoro in modo professionale, che è il mitico Yamaha che vado a prendere. Vai, 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 tranquillo. Ecco qua. Eccolo qua, il mio BB 1000S, basso che amo, perché qui ci ho passato veramente, cioè mi ci sono rotto le mani su questo basso. È un basso passivo che tutti conoscono. Prima di questo avevo il Jazz Bass. Non pago dell'errore fatto Sul sulle Gibson. vetre, eh. Cioè, ho replicato, capito? E quindi anche il jazz basso ho fatto fretless. Nello stesso modo, via il legno. Adesso l'ho dato a Carlos Michelutti, che è un marziano della liuteria, è veramente un, non so come definirlo, è veramente un guru. E me lo sta riportando a com'era. Quindi mi sta rimettendo la fetta di acero sopra col blend, come si chiama? Col bending, sì, col bending. Esatto, tutto mi sta rimettendo i pick-up originali, perché anche quelli cambiati. MG, vai, sono bellissimi, ma l'ho rovinato, ecco. E quindi con questo ci ho fatto dalle orchestre, passo comprato in un negozio che si chiamava, ma penso che ci sia ancora, a Piacenza, si chiamava Music Land di Pinuccio Cirmi, che pagammo 700.000 lire nell'83. Mi sembra 83 o 84, insomma, con questo ci ho fatto davvero molta roba, tra cui il primo disco, diciamo, importantissimo per me, che metto agli atti, Vai se tranquillo, siamo qui e ti osserviamo, quindi. sono preparato. Ed è, diciamo, un disco che mi ha aperto un po' le porte anche a Renato Zero, anche a Ruggeri, eccetera. È un disco di Graziano Cattani, 45 giri, metto qua. Si Perfetto. vede? Sì, assolutamente. Giorni, giusto? Esatto. Per una serie di vicissitudini registrammo questo disco nello studio che avevo con mio fratello, bello di Rivalta, e l'arrangiatore era Michele Santoro, che era strettissimo collaboratore con Dino D'Autorio anche per gli arrangiamenti di Renato Zero, Morale, insomma, di altri artisti. E grazie a questo disco venni chiamato, perché lì conobbi appunto Michele e Dino mi chiamarono per sostituire Dino nella tournée di Renato. Ecco, in quella tournée c'è una foto, ce l'ho sul mio profilo, una foto tipo quella di Buster Keaton, perché è vecchissima. Ci sono io con la barba, tutti i capelli tantissimi, ma non importa, è importante il passo, vero? E che ho in braccio questo qui. Con questo qui ci ho fatto davvero tante cose e lo amo tantissimo ancora adesso. Tra cui la prima registrazione che feci con Ruggeri, che era sempre in quegli anni. Anche quella lì, grazie a Santoro e D'Autorio, che avevano arrangiato il disco. È così che ho iniziato a collaborare con Enrico. E questo è il 45 giri. E il brano si chiamava Altro giro, altra corsa. E quindi sono, quanto posso essere legato a questo basso? Tantissimo. E con questo qui ho anche fatto, negli anni a venire, l'audizione con Vasco, che andò bene, quindi direi che abbia fatto abbondantemente il suo lavoro. E col quale ho fatto il primo lavoro per Vasco, che era, diciamo, qualche intervento nella videocassetta di fronte del palco, e questo disco qua, che praticamente contiene Il live di San alcuni Siro. che sono anche nella videocassetta. Anche quelli lì li ho fatti con questo basso, che metto giù un attimo, eh. Vai tranquillo, siamo qua. E poi mi sono anche scritto due cosine, perché non so se mi sto dimenticando qualcosa. Beh, certo, l'ho usato anche dopo con Enrico, anche su
sul disco Oggetti Smarriti. Mi sembra che sia il primo brano, si chiama Piccole Persone, dove faccio anche due nottine piripiri, e quel basso lì col pick-up al manico, quindi già un po' precision come piglio. Senti, Lorenzo, E altre ti posso sono chiedere più. solo una cosa al volo, giusto per facciamo un tentativo in diretta per cercare di migliorare un po' la connessione. Non è che per caso hai qualche dispositivo collegato al wifi, tipo il telefonino, e magari si potrebbe sganciare per cercare di migliorare un po' la connessione? Giusto? Attaccato al cellulare perché è quello che va meglio. Posso provare con Ah! la linea di casa, ma Allora, restiamo sul cellulare, eventualmente restiamo sul cellulare. Se mi dici che va meglio, era giusto per capire se riusciamo a migliorare in corso, diciamo, in corso d'opera la connessione. Era solo per questa cosa qui, capito? un po' più fuori dalla finestra, pensa come sono messo. Ma io mi. Poi mandi. Se qualcuno passa e te lo ruba, noi paghiamo dopo. Tanto le volpi al limite, quindi no, non ci sono esseri umani, metti dove abito Ok, io. perfetto, dai. No, speriamo che tenga, se no fammi sapere, insomma, Non ti ci preoccupare, cerchiamo, ho detto sì, naturalmente come abbiamo detto prima, in alcune zone è più difficile avere una connessione stabile, quindi in qualche caso l'immagine lagga, però ecco, ti vediamo comunque anche se magari con qualche secondo di ritardo, però ci sei tranquillamente, se no bloccami. Allora, ne ho tirato fuori un pochino di pezzi. Devo dire che un po' come tutti, negli anni ne ho acquistati, ne ho rivenduti, ho avuto un Tobias bellissimo, uno dei primi costruiti da Michael Tobias, che poi ho rivenduto, ho avuto un Warwick che ho rivenduto, però diciamo questi che sono rimasti qui sono quelli che sono rimasto, cioè ci sono rimasto sempre affezionato. Ma più che altro che mi sono accorto che da un certo momento in poi ho iniziato a limitare i danni, e quindi gli strumenti per me validi li ho tutti qui. Ecco. Quindi vediamo cosa posso mettere agli atti. Potrei mettere il Music Man, che io ho usato tantissimo, il mio Music Man 5, che ancora adesso mi piace tantissimo, soprattutto da vedere, però devo dire la verità, non lo suono più, non lo so perché. È uno strumento bellissimo, ma mi ha dato tantissimo. Ho fatto tantissimi lavori, tanti tour con questo qui. E è sempre molto bello, però non ti so dire il perché, ma è sempre la custodia, poveretto. E hai ragione. Adesso ti tiro fuori un po' di più, va bene? Allora, con questo qui mi sono scritto due cosine, perché anche qui va indietro, perché anche questo qui è vecchiotto. Col Music Man, ah no, questo qui non l'ho scritto proprio, però vi posso dire che ho fatto tantissimi tour Con Ruggeri, mi ricordo di aver visto delle foto con Ruggeri di questo strumento, sbaglio. sì, diciamo la prima repubblica, perché Enrico poi ha preferito rimanere vicino a quelle che erano le sue origini, cioè, e quindi il basso 5 corde non c'era, quindi io lo anzi gli devo anche della riconoscenza, perché mi ha portato a suonare solo con quattro. Lui non voleva vedere una quinta corda nel raggio di 20 km. Non so perché, lo riconduceva a tutto un altro tipo di retaggio, e quindi voleva solo quattro corde. Quindi finché c'era il 5, sì, ho avuto il Music Man, ho avuto un Peavey, un Washburn, adesso mi sfugge il nome, di quell'altro, non mi ricordo, un basso famosissimo che non mi ricordo, Spector, lo Spector. Ecco, però questo qui comunque è rimasto. E con questo qui ho registrato alcuni lavori ai quali sono comunque molto affezionato, tra cui questo disco di Ron, che si chiama 72.000. Anche Ron è un altro degli artisti a cui sono più legato, perché avevo già i suoi vinili, e aver avuto la possibilità di collaborare con lui è stato veramente un'esperienza incredibile.
ne ho fatti alcuni, ne ho tirato fuori qualcuno in disco perché non voglio star qui a fare Maurizio Seimandi, ecco. Questo qui è Cuori di Vetro, anche in questo qui ho suonato con questo disco di Masini che si chiama Raccontami di te, l'ho fatto con questo basso, E e poi. questo disco qui che per me è molto significativo, che è il live di Franco Battiato del 2003. Summer Dance, ma anche per me, quindi nel senso è un bellissimo album, assolutamente. Poi ho tanti ricordi legati e devo dire è un disco veramente importante. E quindi anche insomma, in questo disco qui invece ho usato anche questo Fender. Prego. Questo Express Bass. Anche questo è tanti anni che ce l'ho. Anche perché è, diciamo, un accrocchio composto da un manico molto bello del 71, tutto rifatto solo i tasti, e un corpo di uno Squier di un anno abbastanza anonimo, non mi ricordo di che, ma non è uno di quelli. Ah sì, è un JV, no, è un basso che ho pagato 200.000 lire. Aveva un altro manico, chiaramente. Poi da Roberto Fontanot mi sono fatto assemblare le due cose e è venuto fuori questo basso che è molto interessante. È tutto come l'ho comprato, i pickup sono originali, era nato così e l'ho mantenuto così. Questo qui c'è in un terzo dei brani di quel disco di Battiato e poi l'ho usato in tantissime ancora adesso per registrare, delle volte lo utilizzo questo qua, che quando lo usi col plettro ti spacca i denti. E quando suono normale ha un suono normale, diciamo, nella bellezza della normalità. Ecco, quindi quando, è un basso che ho sempre lì pronto da utilizzare. E tra i dischi che ho registrato, da uno degli ultimi, ho fatto alcuni brani Senti, ma del. restando un secondo su Battiato, vuoi che proviamo a condividere una parte, visto che l'avevamo preparata? O sbaglio che è Shock in My Town, giusto? Bravo, giusto. Ma io l'ho fatto con Music Man. Allora adesso facciamo questo esperimento, ragazzi, ovvero condivido una parte in tempo reale direttamente con tutti quanti. Quindi datemi un secondo che tra l'altro la parte è divisa su due file, quindi devo un attimo riposizionare la finestra e in questo momento vedete proprio come nasce una parte, cioè almeno come è nata questa parte. Direttamente dalle mani appunto di Lorenzo, quindi vedete proprio gli appunti diretti della parte, quindi hai praticamente la parte in sovraimpressione. Quindi naturalmente questa parte, per quello che vedo io, e poi naturalmente tu Lorenzo potrai confermare, è una parte dove c'è una parte mista di notazione musicale, sigle, addirittura hai conteggiato le battute per il conteggio, dando appunto appunti sugli ingressi della voce e quant'altro, no? Esatto, lo sto facendo proprio scorrere per far vedere un attimino come l'hai gestita. E quindi dico bene, nel senso è corretto? Benissimo, infatti magari approfitto di queste poche parti che insomma, mi fa piacere condividere, le ho scelte proprio perché sono molto diverse fra loro. Per esempio, di alcuni lavori ho le parti con scritto qualsiasi cosa, ma veramente estremamente dettagliate. Di altri, per altri lavori, magari ho scritto solo le sigle e di altri ho gli spunti. Quindi faccio una premessa. Che questa linea di basso, che poi col passare del tempo chiaramente me la sono fatta mia, l'avevo presa sentendo la linea di Paolo Costa, che suonava prima di me con Franco, in quel periodo, che a sua volta aveva comunque attinto anche dal file originale, dal disco originale, che era suonato, se non mi sbaglio, da Morgan. Quindi ha subito un po' di cose, per cui siccome c'erano tante sfumature, in quel caso o scrivi ogni dettaglio. Ma quando senti la naturalezza anche della spontaneità di un live, non credo che sia il caso di scrivere proprio ogni singola nota. Allora qui avevo scelto, per evitare di fare la brutta copia di chi c'era prima di me,
di prendermi gli elementi più caratterizzanti, e dove non c'è scritto nulla è perché di fatto lasciavo andare un po' le mani, chiaramente rimanendo vicino all'arrangiamento, quindi vicino alla linea di basso originale, ma preferivo non avere tutte le palline. E il fatto di vedere le battute, mi si sente? Mi senti sempre? Sì, Sono sì, ancora sì, connesso? sì. Sì. No, no, se sei connesso, sto cercando di. Mentre tu parli, io cerco di risolvere le situazioni, quindi sto lavorando per migliorare, quindi faccio due cose, ti seguo e cerco di sistemare le cose, quindi. Allora, devo dire che questo tour, la prima volta in cui ho avuto modo di suonare con questo artista, è stato in una maniera un pochino repentina successo, perché insieme a Mark Worsi, batterista con cui faccio coppia da tempo veramente immemore, dai tempi delle orchestre da ballo, ecco, insieme a Marco siamo entrati. Grazie a alcuni musicisti con cui condividevamo già altri tour, come Chicco Bussoni, col quale suonavamo insieme a Ron in tournée, siamo entrati senza le prove. Quindi, per entrare, ci hanno mandato una cassetta per tirare giù i brani, quindi niente spartiti, niente CD, non c'era CD, nel senso non c'era mandato, era una registrazione presa dal live con una cassetta, il cui suono era paragonabile a quando Fantozzi si mette la patata, la pentola in testa, chi chiama, si sentiva così. Quindi alcune cose le ho captate, altre no, ma l'accordo, diciamo, contrattuale era che noi saremmo andati a fare il primo concerto del tour, che non mi ricordo se era in Svizzera o in Belgio, perché era una tournée che toccava anche l'estero. E l'accordo era che avremmo fatto il primo concerto. Se tutto fosse stato a posto, avremmo proseguito il lavoro. Chiaramente è stato detto con molta eleganza, perché quella è una famiglia nella quale la nobiltà, devo dire, ha le radici molto profonde. E sto parlando veramente di una realtà più unica che rara, sia come persone che come rapporto lavorativo. È stata un'esperienza veramente indimenticabile di condivisione, con gli altri musicisti della band, da tutta la ritmica, al nuovo quartetto italiano, al quartetto di fiati di Gabriele Comeglio, Vera Quarleri, Mary Montesano, cioè, tutti quanti, insomma, e Carlo Guai, adesso dovrei fare tutto l'elenco, una grandezza così, capita poche volte di vederla così concentrata. Ecco, detto questo, comunque l'accordo era questo qui. Se c'è compatibilità artistica, era definito in un modo così, allora proseguiremo senza problemi. Quindi noi siamo andati, io e Marco, ci siamo trovati direttamente in teatro, siamo arrivati là e ovviamente il resto della band era già coesa, perché solamente basso e batteria erano entrati in corso d'opera per una sovrapposizione di impegni di Lele Melotti e Paolo Costa, non potevano più seguire quel lavoro, quindi andava cambiata la ritmica, insomma. Per cui ci siamo trovati con un repertorio molto ampio, con brani, cioè finché fai Cucurucu Paloma va bene, ma Il mantello e la spiga, ci sono dei brani che dell'ombrello, la macchina da cucire, Shackleton, Fetus, Arachnamess, tutti questi brani che erano anche quelle sequenze, ma noi non sapevamo cosa sarebbe arrivato in cuffia, quindi cosa c'è, dove si entra. Quindi siamo arrivati al pomeriggio, siamo stati accolti in una maniera affettuosissima da Franco, che non nascondo che mi mettesse un pochino in soggezione, invece, voglio dire, dopo poche ore, cioè, venne fuori il suo temperamento, una persona intelligente come lui, è anche una persona molto spiritosa, cioè da qui si vede anche l'intelligenza. È stato un piacere gigantesco che ha spaziato anche se pur brevi, confronti legati alla letteratura, eccetera, alle gare di barzellette. Grazie. Veramente.
c'è contatto di recitazione da parte di Marco Orsi e le tavolate, veramente una cosa incredibile. Ecco, questo per dire che lì comunque al pomeriggio Franco ci accolse molto bene e disse: beh, i brani della scaletta li sapete, quindi volevo ripristinare, e quel pomeriggio invece di provare, l'unica prova che avremmo potuto fare, montammo altri due pezzi che non mi ricordo quali furono, di cui non avevamo nulla, ma no, loro sono d'accordo. Abbiamo iniziato il primo pezzo che sembravamo degli stuntmen. Marco fece veramente una performance indimenticabile, che mi aiutò molto nell'arrivare in fondo bene al primo concerto, e da lì abbiamo collaborato per tanto tempo, insomma. Quindi le partiture hanno i numeri perché lì è monoaccordo e c'è un groove su cui posso muovermi un pochino. Per evitare di leggere tutte le battute ho scritto numeri sopra, battuta 1, 2, 3, 4, eccetera. Quindi guardavo solo i numeri e andavo anche un po' a orecchio. Quindi questo è un tipo di partitura, diciamo, a metà tra quelle dettagliate e quelle che cassano le sigle. Un ibrido. Bene, quindi abbiamo, diciamo, fatto un primo esempio di quello che è una, diciamo, situazione reale di lavoro, quindi non ci stiamo inventando nulla da questo punto di vista, anzi è tutto reale, quindi è così che succede, eccomi, ecco, no? Ho, diciamo, specificato meglio. Possiamo proseguire, come vuoi tu, nel senso, io ho la cartella pronta, quindi dimmi tu dove vuoi andare. Allora, prima di mettere giù, con rispetto, questo basso, magari metto un altro disco che ho registrato con questo, che è questo disco di Alexia, che contiene il brano che si chiama ancora adesso Dimmi Come, e lo registrai con questo disco, con le corde della Galli, quelle di plastica nera, quelle sintetiche, non mi ricordo quelle in nylon nome. Esatto, con le corde in nylon, e poi grazie alla produzione di Mauro Tondini e Enrico La Falce, pistolando il suono, mettendo anche un filtro di inviluppo che va all'unisono col basso, è stato suonato molto a ruota libera, quindi ho un bel ricordo legato anche a quello strumento. E poi per proseguire potrei mettere agli atti lo Steinberger. Ok. Questo qui. Questo è un basso XL2, quello in grafite, cioè bene, molto consumato, molto eroso, che comprai in Canada nel periodo di Vasco Rossi, perché a parte è uno strumento bellissimo, ma lì, diciamo, il suono del Gallo era un'impronta veramente quasi irrinunciabile. Quindi non che io con questo strumento abbia il suono del Gallo, il Gallo ce l'ha solo lui quel suono lì, quindi, però è uno strumento che aiuta molto questo qui, cioè chi lo conosce sa di cosa sto parlando, perché è molto molto solido, ha una anche densità molecolare con cui, il materiale con cui è costruito, che permette quasi di non slabbrare mai. Vediamo se posso fare. Provo a accendere, vediamo se si sente qualcosa. Lorenzo, poi ti chiedo, guarda, facciamo una prova, siccome ci prendiamo un attimo, un paio di minuti di test, siccome vedo che alcune persone scrivono che non riescono a vedere, leggono la chat, vogliamo provare a fare uno switch della connessione, male che vada, se cade la telefonata, io comunque li intrattengo, faccio, dico una barzelletta, dico qualcosa, quello che è, perché è un peccato, nel senso che poi le persone dicano appunto che non riescono a vedere tutto quanto, capito? Quindi facciamo un test, vediamo che succede, nel senso, proviamo. Attacchiamo un attimo allora. Sì, prova un secondo, questo purtroppo stiamo cercando di sistemare la situazione in corso d'opera, quindi semplicemente adesso vedrai che la telefonata si sgancia e poi si riaggancerà o ti richiamo io, quindi nel frattempo io continuo la diretta e vai tranquillo, non ti preoccupare.
faccio anch'io dei test, delle verifiche, però io sono praticamente offline su tutto, ok? Quindi in questo momento, ragazzi, teoricamente state vedendo solo me. Se nel vedere me c'è ancora qualche problema di connessione, allora vediamo di sistemare anche questa cosa qui. Altrimenti possiamo vedere che cosa succede un attimo. Perché si sente e si vede benissimo comunque. Ecco, Carmelo adesso dice che si vede e si sente bene. Però Carmelo, perdonami. Io continuo a non vedere, infatti ci sono problemi anche con me, quindi potrebbe essere un problema di streaming. Vediamo se riesco a fare un attimo uno stop. Tua non è proprio chiarissima, quindi è un peccato perché è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi vediamo se riesco a migliorare la ma lui distrutto in logo, hai problemi anche tu. Ok, quindi dipende da me. Adesso vediamo. Se rivedendo con Lorenzo, se no possiamo fare si sente bene ma si vede male a scatti e pixelato. Ok, vediamo se riusciamo a sistemarla come cosa e vediamo se riesco anche a mettere in stand-by la trasmissione. Quindi impostazione del live streaming, vediamo se riesco un secondo a mettervi in pausa. Hai problemi con la RAM? OBS sta mangiando la tua RAM. Ok, ragazzi, un attimo, cerchiamo di sistemare. Quindi restate un secondo in linea. Questa è proprio una cosa. No, io non ho problemi di RAM, però vediamo se riesco a sistemare anche questo. Quindi stiamo cercando veramente di risolverla perché è un peccato non fare questa diretta nel modo migliore possibile. Quindi vediamo se riusciamo a sistemare questa cosa qui. È strano perché è la prima volta che succede una cosa del genere. Sto liberando la RAM e ignora. Ok, perfetto. E vediamo se migliora la trasmissione. Ok, voi mi dovreste ancora sentire, vediamo. Non andiamo da nessuna parte. Grazie per la fiducia, ragazzi. Mi dispiace perché può capitare, però. C'è qualcosa che usa banda e CPU. Naturalmente, come ho detto più volte, perfetto. Best Your Life è fatto da uno staff di persone, quindi che mi stanno indicando praticamente che è audio ok, video ok, Marco Mandotti. A questo momento voi mi dovreste, non mi vedete più, giustamente, perché giustamente, facciamo così allora. Torno un attimo sul frontale, così vedete me. Eccomi, a questo momento voi vedete me e quindi vediamo se nel vedere me va tutto bene. E se anch'io laggo e scatto, allora potrebbe essere sì, effettivamente laggo e scatto anch'io. Ti sentiamo, ma non ti vediamo. Vediamo di risolvere. Ok? Provate a fare. Vai un po' a scatti ancora, scatti. Ok, ragazzi, proviamo a fare questa cosa qui. Io adesso, visto che siamo comunque oltre 120 persone, sei glitchato. Sempre problemi di pixelatura. Allora, facciamo così. Provo a ricreare un evento di diretta. Ok, infatti c'è un problema con OBS. Rifaccio una diretta, ragazzi. Proprio sul canale YouTube, quindi provate a collegarvi fra 5 minuti, rilanciamo praticamente l'intervista, ok? A tra poco.